Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Prometrium Basin Salt Care Ireland LTD ultimo aggiornamento 4 luglio 2022. Cos'è Prometrium? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Prometrium durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Prometrium? Prometrium è un farmaco a base del principio attivo progesterone, appartenente alla categoria degli progestinici e nello specifico derivati del preniene, 4. È commercializzato in Italia dall'azienda Basin Salt Care Ireland LTD. Prometrium può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Prometrium 100 mg 30 capsule molli per uso orale o vaginale, Prometrium 200 mg 15 capsule molli per uso orale o vaginale. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Basin Salt Care Ireland LTD, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo progesterone, gruppo terapeutico progestinici, forma farmaceutica capsula molle, indicazioni uso orale, disturbi dovuti ad una insufficienza progestinica, in particolare sindrome premestruale, alterazioni del ciclo, mastopatia benigna, premenopausa, terapia ormonale sostitutiva della menopausa, come terapia progestinica, da associare alla terapia estrogenica sostitutiva. Uso vaginale, rappresenta un'alternativa all'uso orale. Supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primaria o secondaria. In caso di minaccia di aborto o nella prevenzione di aborti ripetuti dovuti ad accertata insufficienza luteinica, fino alla 12ª settimana di amenorrea. Posologia: le posologie raccomandate devono essere assolutamente rispettate. La dose non deve superare i 200 mg per ogni somministrazione, indipendentemente dall'indicazione e dalla via di somministrazione, orale o vaginale. Via orale. In media per le insufficienze progestiniche, la dose giornaliera di progesterone è 200-300 mg. Si raccomanda di assumere il farmaco lontano dai pasti. Nella insufficienza luteinica, sindrome premestruale, mastopatia benigna, alterazioni del ciclo, periodo premenopausale, la dose è generalmente di 200-300 mg al giorno, per un ciclo terapeutico di 10 giorni, solitamente dal 17esimo al 26esimo giorno compreso del ciclo. Nella terapia ormonale sostitutiva in menopausa, la monoterapia con gli estrogeni è sconsigliata, rischio di iperplasia endometriale. Il progesterone dovrebbe essere somministrato alla posologia di 200 mg al giorno per 12-14 giorni al mese, oppure durante le ultime due settimane di ogni ciclo terapeutico. La terapia ormonale sostitutiva deve essere interrotta per circa una settimana, durante la quale potrebbe verificarsi sanguinamento vaginale. Per queste indicazioni, la via vaginale dovrebbe essere impiegata con la stessa posologia di quella orale, nel caso di epatopatie e di eventi avversi dovuti al progesterone, sonnolenza dopo somministrazione orale. Via vaginale. Ciascuna capsula deve essere introdotta profondamente nella vagina. Pagina 1 di 5. Supplemento nella fase luteinica durante cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o sterilità primaria o secondaria, particolarmente in caso di alterazione dell'ovulazione, la posologia raccomandata è di 200-300 mg al giorno, a partire dal 17esimo giorno del ciclo per 10 giorni consecutivi. Il trattamento deve essere ripetuto, appena possibile, nel caso di amenorrea e gravidanza accertata. Nel caso di minaccia di aborto spontaneo o prevenzione di ripetuti aborti dovuti a insufficienza luteinica, la posologia raccomandata è 200-400 mg al giorno. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti o a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Insufficienza epatica grave, sanguinamento vaginale di natura non accertata, aborto interno o incompleto, tromboembolia in atto pregressa, carcinoma mammario o dell'apparato genitale sospetto accertato, tromboflebiti, emorragia cerebrale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: prima di iniziare il trattamento è opportuno effettuare una visita generale e ginecologica approfondita, esame delle pelvi e del seno, compreso un pap test. Occorre porre attenzione se durante il trattamento vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il progesterone può influire sugli effetti della bromocriptina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Prometrium durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Prometrium durante la gravidanza e l'allattamento? Prometrium dovrebbe essere usato in gravidanza soltanto durante il primo trimestre e solo tramite l'uso vaginale. Prometrium non è un trattamento per l'induzione di un travaglio prematuro. L'uso di progesterone, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché questo medicinale può causare sonnolenza e vertigini, è necessario essere cauti nella guida o nell'uso di veicoli. Effetti indesiderati: sonnolenza e vertigini potrebbero verificarsi occasionalmente in alcuni pazienti dopo la somministrazione orale di Prometrium. In questo caso, la dose dovrebbe essere ridotta o riadattata, e.g., ad esempio, 1 capsula da 200, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: in caso di sovradosaggio, che può manifestarsi con sonnolenza e vertigini, riduzione del ciclo o metrorragia in seguito a somministrazione, si consiglia di interrompere la somministrazione del farmaco ed istituire una terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche e classificazione ATC. G03-04 Sistema genito-urinario e ormoni sessuali progestinici. Proprietà farmacocinetiche: uso orale. Assorbimento: il progesterone micronizzato è assorbito dal tubo digerente. Il livello di progesterone nel plasma aumenta uniformemente durante la prima ora di trattamento e i valori più elevati, dati preclinici di sicurezza. Il progesterone è un ormone fisiologico, usato da molti anni in clinica in diverse forme farmaceutiche, ben documentato nella letteratura scientifica. Non ci sono informazioni, derivanti dai dati preclinici, di elenco degli eccipienti, olio di semi di girasole, lecitina di soia. Componenti della capsula: gelatina, glicerolo, biossido di titano, acqua purificata. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Prometrium a base di progesterone sono Progefic, Prometrium. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.